Il Natale è definito il periodo più bello dell'anno dagli esperti. Ai bambini piace, agli adulti un po' meno, ma è comunque una festa che bene o male piace alla maggior parte della gente. Però oggi non sono qui per parlare del Natale, ma per parlare del nuovo aggiornamento di Yo-Kai Watch Puni Puni. Ben ritrovati ragazzi da AndraLink91. E nuovo aggiornamento per Yo-Kai Watch Puni Puni, un nuovo aggiornamento basato su Yo-Kai Watch Gakuen, che ha un titolo inglese e anche europeo a questo punto, che si chiama Why School Heroes Bustling School Life. È un titolo un po' strano e molto lungo. Ma l'evento in questione è un evento con i portali bizzarri, e metto le mani avanti dicendo tutti quanti quei punti non li ho shoppati. No, io ho messo la X sullo shop di Yo-Kai Watch, ho detto basta. Ho shoppato in passato, l'ho fatto, ma non l'ho più fatto da 2 anni almeno. Non sto più comprando nulla perché spendere soldi alla fine su un gioco free to play, no. E aspettavo appunto lo scorso evento per fare quello che mi ero prefissato da tempo, ovvero usare autoclicker per farmare mentre io magari facevo altre cose. Ed è quello che ho fatto, ho farmato un botto di punti. Purtroppo è successo un paio di volte che mi si è scaricato, nonostante fosse attaccato alla presa. USB-C che non carica velocemente non esiste, e invece a me esiste purtroppo. Oppure una volta mi ero, non so per quale ragione, dimenticato di uscire e dopo 12 ore il gioco esce da solo e mi è successo, e quindi diciamo che ho perso un totale di 20.000 punti, potevo arrivare a 100.000 ma... purtroppo è andata così. Ad ogni modo, farmare in questo evento non è proprio difficile, ma neanche facile. E comunque, dato che sono sotto le feste, dato che l'evento cade proprio sotto le feste, e anche tutti quanti gli eventi passati del Natale ci regalano un botto di punti. Non un botto tanti quanti vorremmo, ma comunque sono un bel po' di punti per questi ultimi 15 giorni dell'anno. Comunque sia, gli eventi con il portale bizzarro sono sempre gli stessi. Quando sconfiggi il primo livello, ti si apre il portale bizzarro, non scade il tempo, quindi hai tutto quanto il tempo del mondo effettivamente per giocare l'evento portale bizzarro. Poi, dopo una volta che finisci il primo, saranno a scadenza, hai tipo per quelli normali 1 ora e per quelli con il boss mezz'ora. Sì, purtroppo funziona così. A questo giro il mini boss o boss intermedio è uno yokai cane. Sembra più che un cane più che uno yokai. Non so che tipo di applicazione abbia in Yokai Watch Gakuen, ma boh, ce l'hanno messo, lo sconfiggete, è piuttosto semplice. E per i primi 10 livelli incontrate solo lui, poi dall'11esimo in poi iniziano ad esserci anche livelli intermedi prima di arrivare al boss di quella stanza bizzarra, perché le stanze bizzarre appunto sono divise in tre: stanza normale, stanza del tesoro e stanza del boss. E il boss a questo giro è un Kengo Benimaru, ma non ho capito bene il nome, dopo comunque sia ve lo metto qui in sovraimpressione, e è un angelo. È un Angeru. Insomma, sconfiggete anche lui e man mano che lo sconfiggete, in base al livello, diventa sempre più forte. Fino al quarto, quinto livello ce la fate. Magari dal quinto in poi vi servono anche le medicine, ovvero le cure che vengono distribuite completando le missioni degli eventi, che sono sempre le stesse: colleziona le stelle, usa un certo tipo di yokai in un livello, fai 20 combo in quel livello, farne 30 in quell'altro, finisci in 30 secondi per dire. E ovviamente aiuta gli amici. Come si aiutano gli amici? Beh, cliccate sul portale bizzarro, c'è l'icona verde, ci cliccate e magari vedete la lista di amici che avete e mandate un po', 1%, non un po', 1% di salute e li aiutate in questa maniera. Quando si inizia l'evento è molto più facile che ci siano persone che giocano, poi man mano che l'evento va avanti diventa sempre più difficile trovare persone che effettivamente ogni giorno sono attaccate all'iPad o quello che è per giocare l'evento, ma le ricompense sono gratificanti, sono punti yokai che potrete poi spendere per la slot se volete, se no ve li tenete. E dato che oggi ho un bel po' di punti, ne spenderò davvero un bel po'. E però
A inizio evento ci hanno dato anche una moneta speciale che serve per far uscire uno yokai di Yokai Watch Gakuen. Lo chiamo Gakuen per fare prima. E la uso e esce Medusa. Va bene, ci può stare. Non è che una moneta deve per forza dare uno ZZ o cose così. Ma andiamo a vedere le altre slottate, che per carità, sotto un certo punto di vista, sono buone per l'evento. Però dall'altro... andiamo a vedere. Insomma, non proprio male, eh? Non proprio male male, ma speravo in uno Z. Oddio, devo dire che sono stato molto graziato dagli dei, per così dire. Durante gli scorsi eventi ho sempre trovato uno Z, stavolta no, ma non si può vincere sempre. Tra l'altro poi anche perché c'è Velenotto questa volta rango Z. Sì, è un po' cringe, deludente. Cringe non è la parola esatta, è deludente, però è sempre Velenotto alla fine. Ovviamente vi ricordo anche che in descrizione trovate tutti quanti i link utili per l'evento. Sono due link, uno inglese e uno spagnolo, per aprire gli stage segreti, quale yokai fa più danno, quale di meno. Ragazzi, controllate bene perché sono scritte in piccolo nel sito spagnolo, ma ci sono. Controllate bene. Ad ogni modo ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram e noi ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!